Allora, io sono Francesca Ferrara del Forme, sono responsabile di questo progetto e penso che la mattinata, insomma, sia andata abbastanza bene, tutti interventi e anche domande, diciamo, molto interessanti, per cui io proporrei di continuare, diciamo, con questa modalità, nel senso che vi invito a porre, diciamo, ulteriori domande al quale sia Andrea Simi che Mariangela Benedetti o anche qualcuno di voi probabilmente può rispondere, anche perché mi sembra che questa poi forse sia anche una modalità di trasferimento di conoscenza più interessante rispetto a elencare tutta una serie di argomenti così uno dietro l'altro, soprattutto in una materia così vasta. Quindi vi invito a porre ulteriori domande, ulteriori osservazioni, eventualmente anche, diciamo, alcuni suggerimenti su come proseguire queste tipologie di attività, di incontri, di creazione di gruppi di lavoro, di gruppi di esperti, altre giornate formative, individuando anche eventualmente specifici argomenti. Se vogliamo ripartire quindi dalle domande che avete da porre, qualche tema che pensate possa essere oggetto di approfondimento, che abbiamo circa, diciamo, un'ora, un'ora e mezza da impegnare ancora. Deve andare al microfono. Andrea Simi ci sente, sì? Ecco. Sentite? Per quanto riguarda il responsabile unico, questa nuova figura che io lavoro in un SUAP, e tra l'altro un SUAP associato con vari comuni e quindi mi piacerebbe sapere cioè, l'istituzione e anche poi che cosa trovo come responsabili degli altri enti eventualmente. Grazie. Che succede? L'ho sentita, non che ci sia moltissimo da dire, ne ho parlato un po' stamattina. E il responsabile unico ha questo compito precipuo, quello di operare, diciamo, una sintesi di tutte le amministrazioni che rappresenta. Per la verità, per quanto riguarda, e presumo che la domanda vertesse soprattutto su questo, per quanto riguarda le amministrazioni regionali e in generale anche le amministrazioni locali, la legge è molto chiara nel demandare integralmente alla loro regolazione le modalità di scelta del responsabile, del rappresentante unico, l'ho chiamato responsabile, ma in realtà è rappresentante unico, mentre la disciplina, diciamo, in modo abbastanza compiuto, anche se poi saranno e sono necessarie delle circolari integrative, quella del rappresentante unico delle amministrazioni statali. Di recente abbiamo visto, abbiamo cominciato a vedere le prime bozze delle circolari relative al rappresentante unico delle amministrazioni statali, bozze di circolari predisposte col nostro aiuto dal Ministero dell'Interno. Ora, è abbastanza evidente, stamane si è accennato a questo fatto. È abbastanza evidente che nelle diverse realtà territoriali può essere molto diversa anche a seconda della impostazione organizzativa complessiva, la modalità di scelta e anche il
in una certa misura il modus operandi del rappresentante unico. Diceva stamane Maria Angela, mi sembra, che lei propende, ma molti propendono, per il fatto che il rappresentante unico delle regioni possa rappresentare effettivamente tutti gli enti. La norma dice genericamente enti, e dice genericamente enti proprio per consentire che qualsiasi soggetto provvisto di maggiore o minore autonomia, soggettività, personalità possa essere rappresentato. Ma questa scelta, cioè di se per dire l'ARPA siede parla per bocca il rappresentante della regione o siede autonomamente nella conferenza dei servizi, può essere soggetta, a seconda dell'organizzazione regionale, a delle differenze. Infatti la norma si limita a dire che le regioni adeguano i loro ordinamenti, per cui finché non avremo o degli ordinamenti regionali o comunque delle modificati, integrati, o comunque delle disposizioni di carattere organizzativo che daranno conto di questo, è difficile declinare questa cosa nelle realtà regionali. La legge statale si limita a porre una direttiva. È diverso il discorso per il rappresentante unico delle amministrazioni statali. Comunque sicuramente il ruolo dei rappresentanti unici, siano essi quelli delle amministrazioni regionali e locali o delle amministrazioni statali, è un ruolo di composizione preventiva di interessi e di tentativo quantomeno di formare una volontà unitaria di tutti gli enti rappresentati. È evidente che ci possono essere infinite marezzature, nel senso che il rappresentante unico deve dire univocamente, come tutti coloro che sono in conferenza dei servizi, qual è la posizione complessiva, cioè qual è la posizione che risulta. Però ad esempio il rappresentante unico delle amministrazioni statali non può tacere l'eventuale dissenso motivato espresso dalle amministrazioni statali. Poi è da vedere come questo si atteggerà nella prassi amministrativa. Può darsi che si risolva anche nell'esternazione di un atto scritto o nel far parlare i rappresentanti delle amministrazioni di tutela che dovessero avere un dissenso, ma è chiaro che queste sono tutte cose che in qualche modo devono ancora essere assestate nella prassi amministrativa. Non mi sembra che ci sia molto di più da dire. Il rappresentante unico deve operare la mediazione, ovviamente, secondo me, questo è uno dei criteri che abbiamo messo nella circolare per il Ministero dell'Interno, operando anche lui secondo il criterio delle posizioni prevalenti, cioè lui deve costruire la posizione prevalente delle amministrazioni statali, se è delle amministrazioni statali, la posizione prevalente delle amministrazioni regionali, se è nell'amministrazione regionale, la posizione prevalente dell'amministrazione locale. Ecco. Detto questo, e lo deve costruire con quei criteri di pesatura degli interessi di cui abbiamo parlato, quindi ricorre fondamentalmente, sono poi criteri anche di buonsenso e di ragionevolezza, cioè è evidente che un rappresentante nominato dal prefetto che si trovi a dover fronteggiare, che non sia il portatore dell'interesse diretto, dell'interesse qualificato, più protetto e più importante, ma si trovi a dover esprimere un dissenso di quel rappresentante, dovrà motivare il dissenso, perché quella posizione è la più pesante. Ma questo è semplicemente un criterio di ragionevolezza e di buon comportamento. Mi scusi, un'altra domanda. Insomma, non posso che dire ovvietà in queste circostanze. Ora non so se ho capito male, ma questo tipo di conferenza sincrona e asincrona può essere utilizzato o deve essere utilizzato anche laddove si stia parlando di autorizzazione unica ambientale, o questo segue un altro tipo di procedimento?
Beh, su questo io mi riserverei di far parlare Mariangela, perché ha studiato compiutamente i rapporti con le questioni ambientali, mentre io, è ovvio che la questione va affrontata in quella sede. Noi abbiamo semplicemente messo nella legge una disposizione che riguarda i casi di via, non abbiamo affrontato questo problema compiutamente. Dunque, per quanto riguarda l'acqua, dunque vado a memoria, diciamo tutti gli interventi o la maggior parte degli interventi che abbiamo fatto con le discipline di settore hanno cercato di adeguare alcune delle discipline di settore rispetto al principio della obbligatorietà della conferenza di servizi, perché molte delle discipline di settore prevedevano l'indizione della conferenza di servizi solamente se c'erano determinate condizioni. Mi sembra di ricordare che la disciplina dell'acqua fosse stata costruita sulla falsariga della disciplina del SUAP e quindi in precedenza solamente laddove concorrevano alla decisione autorizzazioni il cui rilascio prevedeva un termine maggiore di 90 giorni, mi sembra, allora solo in quel caso veniva indetta la conferenza di servizi. Noi rispetto all'acqua, così come è stato fatto per il SUAP, abbiamo previsto l'indizione obbligatoria della conferenza di servizi. Quindi, perché, come vi dicevo in precedenza, abbiamo cercato di, come dire, incidere il meno possibile, se non nei limiti di garantire l'effettività della modifica introdotta nel modello generale anche nelle discipline di settore, nelle discipline di settore più utilizzate, quindi che avessero maggiore impatto rispetto agli operatori. Quindi, se ho capito bene, se la sua domanda era se la nuova conferenza di servizi si applica alla disciplina dell'acqua, sì, la risposta è sì. Io, ecco, volevo ritornare un attimo su una questione che riguarda la posizione unica, insomma il rappresentante unico. Si era parlato degli enti diciamo che fanno capo alla regione. Per quanto riguarda, vabbè, alcuni enti non c'è problema perché hanno competenza di amministrazione attiva, quindi rilasciano degli atti di assenso che vanno in conferenza. Per quanto riguarda invece le agenzie regionali, dipende dagli ordinamenti. In alcuni casi hanno delle deleghe e quindi rilasciano degli atti di assenso, autorizzazioni. Nel nostro caso, per ora mi calo nella nostra realtà, l'ARPAT è un ente strumentale che ha rilevanti funzioni di monitoraggio, controllo e anche di supporto tecnico e quindi valutazioni tecniche che vanno a integrare l'istruttoria propedeutica poi al rilascio di un'autorizzazione che è di competenza della regione. Ecco, in queste casistiche era un dubbio che avevo io: le valutazioni tecniche entrano o meno in conferenza? Perché questa è una cosa che ci siamo sempre chiesti, perché la mia opinione è sicuramente sbagliata. Le mie riflessioni era che, siccome si parla sempre in termini di assenso o dissenso, ci entra indirettamente perché fa parte dell'istruttoria, cioè concorre a formare quella decisione finale e l'assenso. Quindi diciamo che però la questione non è di peregrina, perché la nuova legge, quella sul sistema nazionale, forse probabilmente per un discorso di coordinamento di norme, perché è entrata in vigore prima, a un certo punto parla di valutazioni tecniche che in certi casi ARPAT rilascia sulla base di normativa nazionale, quindi sicuramente è un obbligo, cioè è titolato a rilasciarle, però si parla di rilascio anche nell'ambito delle conferenze. Volevo capire se questo è semplicemente un problema di coordinamento o se comunque le valutazioni, cioè un'amministrazione che è deputata per legge, cioè in sostanza se si applica l'articolo 17 o se si va in conferenza, ecco il rapporto che c'è fra l'articolo 17 della 241. Diciamo, lei tocca un tema molto delicato. Sì.
No, no, per carità, in realtà ne abbiamo parlato anche con il consigliere Simi su questa, di questa cosa. Allora, a mio avviso le valutazioni tecniche, essendo appunto valutazioni tecniche, non rientrano nella casistica tipica della conferenza di servizi, tant'è vero che nella legge generale sul procedimento amministrativo noi troviamo una disciplina apposita sulle valutazioni tecniche, in cui non solo viene prevista un silenzio particolare, che è il silenzio devolutivo, ma addirittura fa esplicito riferimento alla esclusione anche da questo silenzio devolutivo di una serie di valutazioni tecniche espresse da amministrazioni portatrici di interessi sensibili, tra cui sicuramente c'è quella dell'ambiente. Su questo quadro, in cui quindi non è stato modificato nulla di questo, quindi sicuramente c'è si innesta, diciamo così, appunto l'obiettivo, se io devo pensare all'obiettivo generale della disciplina, secondo l'obiettivo generale della disciplina e il tipo di valore che si intende dare alla conferenza, o che il legislatore intende dare alla conferenza di servizi, a mio personale avviso dovrebbe entrare tutto dentro la conferenza di servizi, così come ha fatto espressamente la Regione Sardegna. Però capite bene che rispetto alla disciplina, se noi leggiamo la disciplina attuale, le due cose sembrano collegate, essere scollegati tra di loro, perché appunto non è stata toccata la disciplina sulle valutazioni tecniche presente nella 241 del 90, non è stato previsto un espresso coordinamento tra le due cose, e sicuramente a complicare la situazione c'è la riforma che lei ha citato, in cui viene espressamente detto che le agenzie, le ARPA, possono esprimere il proprio giudizio anche, dice anche, in conferenza di servizi. Quindi questo è diciamo un punto che noi ci siamo stiamo valutando, quindi non posso darle una risposta se non nel mio, purtroppo, nel senso, capisco il problema c'è, perché ovviamente crea un blocco nel momento stesso in cui la valutazione tecnica sta fuori alla disciplina della conferenza di servizi, e la valutazione tecnica è imprescindibile perché addirittura in determinate materie non può essere neanche devoluta ad altri soggetti, significa che finché non arriva la valutazione tecnica è insuperabile, mentre invece se entrasse all'interno della conferenza di servizi non ci sarebbe questo problema, perché si potrebbe applicare la disciplina del silenzio assenso. Però va detto, cioè, non so quanto ci si arriva in via interpretativa, ora non so se il consigliere, se Andrea ci può dire qualcosa di questo, però noi ne avevamo parlato e l'avevamo lasciato come problema noto e ancora non risolto, perché appunto non è un problema noto. Quindi grazie per avercelo ricordato, ce l'abbiamo presente, però ecco, è molto delicato. Non pretendevo certamente una risposta, perché mi rendo conto che devono essere sciolti alcuni nodi. Ecco, su questa cosa del silenzio devolutivo, cioè, posto che sia fuori dalla conferenza, a questo punto lei mi dice che in questo caso è anche se si tratta, il silenzio devolutivo non si applica quando è la materia ambiente o quando si tratta di amministrazioni che hanno competenze di amministrazione attiva nell'ambiente. Mi ricordo come è scritto la norma, vediamola. Perché, ecco, questo è dirimente. Io concordo integralmente. Concorderei integralmente con quanto ha detto Mariangela, perché in effetti il problema l'abbiamo affrontato un giorno e purtroppo devo dire che qualche discrasia succede sempre quando si fanno delle innovazioni, c'è. Perché questo è palesemente un buco della normativa. Ora, c'è da chiedersi se le regioni lo possano in qualche modo colmare ricorrendo all'ulteriore livello di semplificazione. Però c'è anche da dire che in una legge di principi, qual è la 241, l'aver scritto che per la materia ambiente non si applica la procedura del silenzio devolutivo è alquanto forte, insomma. Quindi per l'aspetto che riguarda la materia ambientale il problema è oggettivamente un problema tuttora aperto. Potrebbe forse essere sanato facendo delle modifiche legislative, o forse anche con delle integrazioni legislative nel senso del maggior livello di semplificazione da parte della normativa regionale.
Anch'io vi ringrazio, ma su questo purtroppo non siamo in condizione di sciogliere una riserva. È una cosa su cui occorre ragionare, ma forse è necessario un intervento di tipo legislativo. Comunque l'articolo 17, aventato oggetto le valutazioni tecniche, il secondo comma, dice le disposizioni di quel comma 1, che fanno riferimento, non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini. Quindi sembrerebbe amministrazione. Sì, si dice proprio amministrazioni di... Non enti che svolgono attività importantissima, ma di supporto. Quindi l'ARPAT sarebbe fuori da questa... nel caso in cui non abbia deleghe o competenze di tutela ambientale attiva. Lei pone un ulteriore problema. No, capisco. Ho capito. Quindi praticamente lei dice bisogna considerare caso per caso se il parere dell'ARPA è che ha, per faccio un esempio, un'amministrazione statale che ha competenze di tutela ambientale attiva, quindi rilascia le autorizzazioni, valutazioni di impatto ambientale e quindi nell'ambito di questa competenza possa produrre delle valutazioni tecniche, o se invece va inteso in senso lato tutte le amministrazioni che in qualche modo si occupano di ambiente, ancorché in forma di supporto, valutazioni tecniche, integrazioni. Io non direi ancorché, io direi solo in questi casi, cioè la valutazione tecnica comporta proprio il fatto che dobbiamo prendere in considerazione quelle amministrazioni che sono in grado, proprio per la loro specificità e per le loro caratteristiche, di fornire quelle valutazioni che non possono essere fornite genericamente da un'amministrazione, da un'altra amministrazione. Quindi secondo me le ARPA ci rientrano a pieno titolo. Ovviamente se questo però è previsto da una norma, cioè che rende obbligatoria quella valutazione. Beh, certo. Ok, va bene. Certo, già, questo certo, è già un chiarimento. Certo, questo sì. Lascio il posto a un altro e poi rifaccio una domanda dopo. Posso? Senta, spero insomma di non essere fuori tema. Volevo un po' capire la relazione tra c'è l'articolo 35 della legge regionale sul governo del territorio, prevede la variante sua, cioè prevede che previa presentazione di un progetto, richiama l'articolo 8 della legge del SUAP, qualora questo progetto provochi una variante urbanistica, si può attivare una conferenza dei servizi, si deve attivare una conferenza dei servizi e fare in un unico procedimento. Volevo capire questo, conferenza dei servizi collegata al testo del SUAP, di conseguenza si applica quale tipo di conferenza? Volevo un po' capire. E poi, siccome la variante urbanistica comporta una serie di procedimenti e quindi non è un unico procedimento, si ha bisogno di verifica di assoggettabilità, copianificazione, si fa tutto in un'unica conferenza pur avendo diversi tipi di espressione? Scusi, le faccio un'altra domanda. Fino adesso com'è stato? Fino adesso non, insomma, è quasi è da provare, nel senso che io sinceramente ne devo attivare tre. E ho visto no, scusi, intendevo un'altra cosa. È stato rispetto adesso... alla disciplina previgente. No, è recente. Il principio della copianificazione legato, cioè tutta l'evoluzione normativa molto frenetica sulla parte del territorio rurale, che fondamentalmente... è la parte che prevede poi questo tipo di varianti. Ha avuto modifiche in particolare quest'estate, anche molto diciamo puntuali. Quindi la configurazione che ha adesso, compresa l'eventuale necessità di conformarsi al PIT, ulteriore procedimento da inserire in questa conferenza, non mi permette allora, di avere esperienze pregresse. Ok, no, dunque così, premesso che domani poi troverete la dottoressa Salsa che è una, diciamo, che è particolarmente specializzata rispetto alla disciplina del SUAP, le dico diciamo quello che mi viene, che penso io. Allora, anche la disciplina SUAP è stato oggetto di coordinamento e anche in questo caso lo è stato diciamo prevedendo l'obbligatorietà della conferenza e quindi eliminando invece il precedente appunto meccanismo duale in base al numero di giorni dei pareri che dovevano essere rilasciati.
Quindi che tipo di conferenza si applica? Si applica la conferenza che c'è adesso, cioè quando noi pensiamo, e quello dipende dal tipo di procedimento. Se il procedimento che lei ritiene è un procedimento che l'amministrazione precedente ritiene particolarmente complesso, andrei direttamente in simultanea. In simultanea. E pensa che io possa convocare contemporaneamente gli attori dei diversi procedimenti in un'unica conferenza? La conferenza in teoria nasce per questo. Cioè avere l'esito della verifica, l'esito della variabile. Non l'esito. Non deve avere, cioè lei deve mettere, come dire, tutti insieme per poter decidere il provvedimento finale. Il provvedimento finale qual è? La variante con tutti gli atti presupposti che possono essere anche. Cioè il problema è. Ha capito la sequenzialità degli atti che portano poi alla variante. No, diciamo, io ho capito. Il finale è l'approvazione del progetto con contestuale variante. Allora, la variante poi c'ha un problema diverso, cioè c'è il problema rispetto alla che nell'adozione con la chiusura della conferenza di servizi c'è il problema che non si adotta contestualmente la variante. Sì, ho capito, ma non credo che lo stesso giorno nella determinazione si possa, come dire, chiedere alla. Si porta al consiglio, come dire, c'è un problema di. Nell'articolo che viene l'esito del verbale viene poi ratificato. Appunto, però ci saranno anche i tempi necessari del consiglio per. Il periodo di osservazioni, che sono i tempi che indica lei, siano ricompresi nella conferenza. Ora, io non so, diciamo, le specificità. È dopo, è successivo, ma per una questione proprio oggettiva, nel senso che il momento tecnico si chiude con la determinazione conclusiva della conferenza e poi quello che viene deciso in conferenza viene portato in consiglio affinché il consiglio, nell'ambito dei tempi del consiglio, lo adotti e lo ratifichi. Questo è quello che. Rispetto invece al problema specifico della conferenza, non vedo il problema. Lo so, però ci possono essere anche dei casi, e l'abbiamo visto in altre regioni, in cui appunto il procedimento che si conclude in sede di conferenza di servizi, come dire, porta poi con sé degli aspetti che non possono essere decisi in conferenza di servizi, ma che la decisione della conferenza di servizi vincola in modo strettamente connesso, come in questo caso la variante è tipica, ma non può essere decisa dentro il momento tecnico della conferenza. È contestuale all'articolo 208. Sì, ma questa è la parte urbanistica, siccome la legge li ha messi insieme, è un po' necessario. No, volevo un po'. La vostra legge regionale? Sì. Si appella all'articolo 8, di conseguenza. La ratifica secondo me non può essere contestuale, però probabilmente. Va bene, ora casomai chiedo a un conto che ha un'esperienza in merito. Grazie. Mi faccio l'ultima domanda e poi non chiedo altro. Però ho bisogno di capire, visto che ci sono anche. Ho bisogno di capire laddove si fa un procedimento AWA e l'avvio procedimento è dell'amministrazione comunale. Noi nell'avvio procedimento, nella trasmissione di richiesta pareri agli altri enti, noi già mettiamo i termini per la conferenza asincrona e eventualmente la data della sincrona. Quindi è il comune che lo decide, non l'amministrazione regionale. L'AWA viene comunque rilasciata dal SUA. Scusate, ma nell'AWA adesso anche qui vado a memoria perché non è che sono. Ma nell'AWA lo sportello unico che ruolo riveste? Ma sì, mi sento. È quello che riceve l'istanza e rilascia l'AWA finale. Il provvedimento è regionale, però l'intero procedimento è gestito dai SUAP. Cioè quindi nella richiesta di parere, nell'avvio procedimento e nel rilascio dell'atto finale.
È una situazione particolare, effettivamente, perché noi facciamo, riceviamo l'istanza, facciamo l'avvio a procedimento, richiediamo i pareri e rilasciamo poi il provvedimento finale, che è comprensivo del richiedete i pareri regionale. E il provvedimento chi lo formula? L'atto è della regione, ma lo rilasciamo noi. No, è che quindi, ecco. R 59 sull'AWA dice che l'amministrazione competente adotta l'AWA e il SUAP la invia al SUAP che la rilascia. Io personalmente non ho mai ben capito la differenza tra questo adotta e rilascia, e quindi se qui se qualcuno ce lo spiega sarei felice. Però il discorso è una mia riflessione che faccio a comune. Cioè, se il soggetto si presenta allo sportello e chiede unicamente l'AWA, allora a convocare la conferenza di servizi quale amministrazione procedente sarà la regione, perché c'è solo il procedimento di AWA coinvolto. Quindi la regione si gestisce la conferenza di servizi, adotta la determinazione conclusiva del procedimento e la trasmette al SUAP per il rilascio del titolo. Laddove invece il soggetto non chiede solo l'AWA, ma ad esempio fa un avvio attività di esercizio di tinto lavanderia e chiede l'AWA perché ha le emissioni, allora in quel caso l'AWA è un endoprocedimento di un procedimento più complesso, e in quel caso l'amministrazione procedente, dice il DPR, è il SUAP che convoca la conferenza a cui la regione siederà come amministrazione convocata per il rilascio di un atto di assenso. Quando richiediamo i pareri, mettiamo inerente a un'autorizzazione allo scarico a altri enti come ARPAT, non indichiamo nessuna data, noi semplicemente gli richiediamo il parere come SUAP. Se il SUAP è amministrazione procedente, indirà la conferenza dicendo entro 15 giorni le integrazioni, entro 45-90 l'atto d'assenso richiesto. In AWA ci va l'autorizzazione allo scarico, l'emissione in atmosfera, tutta una serie di cose. Questi sono tutti atti sostituiti dall'AWA, però esatto. Di fatto, proprio perché sono sostituiti dall'AWA, l'atto d'assenso richiesto è l'AWA, quindi non è regione, l'autorizzazione allo scarico. Quindi è la regione che lo rilascia, che richiede... Sì, ma ripeto, la distinzione è tra se uno chiede solo l'AWA oppure se uno chiede AWA e altro. Allora in quel caso la competenza a gestire la conferenza passa al SUAP. Sì, lei ha ragione. Però quando mi chiedono un'autorizzazione allo scarico, è il SUAP che manda la pratica agli altri enti, non lo manda la regione. Se è un'impresa non può chiedere l'autorizzazione allo scarico. Chiede l'AWA. Chiede l'AWA, certo, ma come impresa lo chiede al SUAP. Come impresa va al SUAP, chiede l'AWA, si limita a chiedere l'AWA, il SUAP trasferisce il tutto alla regione e l'amministrazione procedente per la conferenza in quel caso è la regione. Se oltre all'AWA chiede dell'altro, tipo un avvio di attività, allora il comma 4 del DPR 50, l'articolo 4, commi 4 e 5 del DPR 59 dice che è il SUAP a gestire la conferenza, chiamando a sedere al tavolo la regione per l'AWA e qualcun altro per gli altri atti d'assenso coinvolti. Comunque, visto la dottoressa Cerilli, grazie che ha, diciamo, però sicuramente... No, grazie, permessa. Anzi, no, però diciamo in generale, secondo me l'intervento coglie un problema.
ovvero che l'impatto della conferenza di servizi e della nuova disciplina della conferenza di servizi rispetto al SUAP. Io quando le ho chiesto ma che tipo di ruolo ha il SUAP in questo procedimento, perché la disciplina dell'AUA, appunto, poi così come specificato dalla dottoressa Cerilli, cioè nel caso appunto specifico in cui sia richiesta solamente l'AUA, la normativa dice proprio che c'è questa differenza tra chi rilascia e chi consegna, tra chi adotta, scusate, e chi rilascia l'atto. La differenza ovviamente non è banale, perché in qualche modo confina l'attività del SUAP ad un'attività di interfaccia in questo specifico caso, attività che però invece si trasforma quando, come ci ricordava la dottoressa Cerilli, non è chiesto solamente l'AUA, ma l'AUA si richiede insieme ad altre cose. Allora a quel punto il ruolo del SUAP si, come dire, ingrandisce. Voi dovete immaginare come appunto l'impatto della conferenza di servizi e quello che la conferenza di servizi chiede all'amministrazione procedente è un ruolo talmente tanto attivo che questo ruolo, laddove appunto viene coinvolto il SUAP, interessa anche il SUAP. E quindi capisco che è una complicazione capire che tipo di ruolo deve avere, ma rispetto alla disciplina dell'AUA, appunto lì è chiara la norma, perché facendo la distinzione è chiaro che vuole dire in quel caso specifico tu SUAP prendi, acquisisci l'atto che è adottato dalla regione e tu lo consegni al cittadino, quindi fai solo il ruolo di mero interfaccia. In altri casi non è così. Quindi in altri casi è come se il ruolo del SUAP si trasformasse o potesse trasformarsi in base al tipo di procedimento che deve avviare e quindi al tipo di disciplina che deve applicare. Capisco perché per chi è responsabile SUAP è un impegno maggiore capirlo, mentre fino ad ora eravamo abituati a dirci e a raccontarci che il SUAP dovesse essere fungere solamente da mera interfaccia. La disciplina della conferenza di servizi scardina un po' questo modello e lo fa non espressamente ma implicitamente, proprio perché riconosce all'amministrazione procedente un ruolo fondamentale. Credo che su questo il consigliere Simi ci può dire qualcosa, perché vedo che Solo per dire che concordo integralmente con ciò che è stato appena detto sia dalla dottoressa Cerilli sia da Mariangela, perché la differenza è tra quando il SUAP è, diciamo così, un nuncius e quando il SUAS è un'amministrazione procedente, anche se è una formula un po' forte, serve a far capire, cioè quando la competenza per l'atto principale, l'atto che è il fine del procedimento è in capo al SUAP, allora in questo caso lui gestisce la conferenza dei servizi. Se deve semplicemente trasmettere un atto a un'altra amministrazione che è competente all'adozione di quest'atto, allora opera come nuncius e il discorso è diverso. Buongiorno, io sono responsabile SUAP. Essenzialmente me l'ho sempre posta, anche rispetto all'AUA, in una situazione di responsabile del procedimento. Per cui il procedimento AUA è comunque in testa come responsabilità al SUAP, sia che sia un procedimento connesso con altri, endoprocedimenti, sia che sia un procedimento a sé. Questo è importante perché se la Regione non rispetta i tempi, è responsabile il SUAP che deve stimolare la Regione. E credo che questo sia uno degli elementi da tenere presente. L'altra cosa è che non è che il ruolo del SUAP, anche in caso di AUA semplice, è soltanto quello di interfaccia. I termini del procedimento decorrono da quando il responsabile SUAP rilascia l'atto. La conferenza di servizi attivata dal responsabile SUAP in caso di AUA è prettamente disciplinata dal decreto. Mi dispiace per la collega. L'AUA, anche se contiene più endoprocedimenti,
è un unico procedimento, per cui è chiaro che non si applica la conferenza di servizi quando si richiede l'emissione in atmosfera o l'emissione agli scarichi, perché è insita in un unico atto che è l'atto unico. Ma se insieme a queste cose si richiede un permesso di costruire, allora scatta il discorso della conferenza di servizi. La responsabilità del procedimento comunque è sempre in testa al responsabile suo. Per cui non è che il responsabile SUAP in determinati momenti ha un ruolo più forte o meno forte. Può avere un ruolo più forte nella gestione di un procedimento o nella gestione della conferenza di servizi quando è anche amministrazione precedente. Ma il ruolo del SUAP è comunque un ruolo, lo dico per tutti quelli che lavorano nel SUAP, non è mai un ruolo di passacarte, abbiamo sempre la responsabilità diretta degli endoprocedimenti. Questo ce lo dobbiamo ricordare ogni momento. Questo volevo chiarire, un piccolo contributo, ma semplicemente per ribadire il ruolo del SUAP, che è univocamente questo. Noi dobbiamo far rispettare i tempi e le procedure, è un ruolo che spetta a noi e non è delegato. Sì, grazie dell'intervento perché ha ricordato una cosa fondamentale, però diciamo che allora a causa delle modifiche apportate sulla disciplina della conferenza di servizi, diciamo che il SUAP adesso è investito di un ulteriore ruolo ancora più delicato, perché laddove è però, perché voi dovete considerare che l'amministrazione nella costruzione della nuova conferenza di servizi, l'amministrazione precedente gioca un ruolo chiave, perché solo per capire che l'amministrazione precedente spetta all'amministrazione precedente decidere se il procedimento si chiude positivamente, si chiude negativamente o se si passa, e questa è la cosa più delicata, ad una conferenza di servizi simultanea. Solo per capire questo significa che l'amministrazione precedente, e in questo caso il SUAP, deve valutare, non è una, deve, come dire, non, fa proprio un ruolo di amministrazione attiva. E non è solo una questione di responsabilità, è un ulteriore ruolo che gli viene attribuito direttamente dalla nuova disciplina. Questo è bene che sia chiaro, e che non sempre però, e che questo potrebbe contrastare in qualche modo rispetto appunto alla disciplina così come espressamente indicata nella disciplina AUA, quando invece dice adotta il provvedimento la regione e il SUAP lo consegna. No, allora il SUAP non consegna l'atto. Ribadisco, il SUAP rilascia, non è importante, ma è importante dirlo nei rapporti fra SUAP e Regione, perché veramente il ruolo del SUAP è un ruolo attivo. Rivendico questo fatto, che il ruolo del SUAP sia sempre stato un ruolo attivo. Mi fa piacere il fatto che nell'ambito della nuova visione della conferenza di servizi venga ulteriormente riconosciuto questo fattore. Però forse all'interno degli enti sono sempre stati su per quello che hanno fatto le conferenze di servizi rispetto ad altri uffici, quindi abbiamo sempre deciso e valutato, anche quando non era un obbligo normativo, di indire conferenze di servizi. Abbiamo sempre cercato di fare quello che la legge prevedeva che noi facessimo, per cui io credo che sia importante capire veramente come sciogliere determinati nodi che sono i nodi dei passaggi, capire quando dovremmo passare dalla asincrona alla sincrona. Però non è che ci cambia il ruolo, si cresce nel ruolo, però abbiamo sempre avuto un'azione attiva. Scusi, lo ridico perché a volte noi, dei SUAP, penso di parlare per me ma anche per tanti colleghi, ci dimentichiamo che non siamo degli uffici protocollo, ma che abbiamo una grande responsabilità. E fa piacere riconoscerlo, però l'abbiamo anche quando si tratta di un unico endoprocedimento. Quando si parla di questioni ambientali, l'abbiamo anche quando la Regione trasmette la propria autorizzazione, perché da quando il responsabile suo rilascia l'atto, che decorrono i tempi, c'è la possibilità di opporsi. E questo è l'elemento fondamentale. Sì, buonasera, io sono un funzionario SUAP e avrei da fare due domande apparentemente banali, credo lo siano banali, però nascono da una riflessione che abbiamo fatto all'interno del tavolo tecnico regionale,
in fase di predisposizione della piattaforma telematica per la gestione delle conferenze di servizi. La prima domanda riguarda la gestione delle integrazioni, cioè il momento successivo ai 15 giorni nei quali gli enti hanno la possibilità, gli enti terzi, gli enti convocati in conferenza, hanno la possibilità di chiedere integrazioni. Si fa un espresso richiamo all'articolo 2,7 della legge 241 che prevede appunto 30 giorni per diciamo, il soggetto richiedente per fornire la documentazione alla quale appunto la richiesta da, diciamo, dall'amministrazione precedente. In questo caso ovviamente si supera il limite dei 45 giorni per la conclusione del procedimento, quindi il termine perentorio. Quindi volevamo avere conferma del fatto che il termine, diciamo, la richiesta di integrazioni produce una sospensione dei termini e quindi rimando. Ci siamo fatti questa domanda proprio da un punto di vista di configurazione della piattaforma telematica. A me la risposta sembrava semplice, in realtà ci siamo accapigliati su questa questione, quindi mi sembrava interessante riproporla. L'altro quesito riguarda l'interazione con l'articolo 7,1 del DPR 160, il quale prevede che il SUAP verifichi entro 30 giorni la completezza della domanda, dopodiché, diciamo, provvede ad istruirla e, se non deve chiedere pareri, assensi o di altri soggetti, di altre amministrazioni, entro 30 giorni deve rilasciare l'atto conclusivo del procedimento, altrimenti diciamo, si provvede con la convocazione alla conferenza dei servizi. In questo caso la domanda che ci siamo posti è il termine di 5 giorni per l'indizione, 5 giorni lavorativi per l'indizione della conferenza dei servizi parte dalla presentazione o dal momento in cui è stata verificata la completezza della domanda e quindi dopo i 30 giorni previsti all'articolo 7,1? Grazie per la risposta. Allora, poi lascio la parola ad Andrea. Vuoi parlare tu? Semplicemente io, se non ricordo male, l'articolo 2,7 che non ho davanti dice che i termini restano sospesi. E questo risolve tutti i dubbi del nostro interlocutore, perché i termini restano sospesi dentro, i termini sono quelli del procedimento, quindi sono i termini dentro la conferenza dei servizi, sono i termini fuori dalla conferenza dei servizi. Restano sospesi, punto. Non, i 5 giorni, se sono decorsi, sono decorsi. Il discorso è puramente e semplicemente quello della sospensione. Questo è l'istituto che si applica, però vorrei che Mariangela avvalorasse o mi contraddicesse, perché francamente io non ho davanti l'articolo 2, ma mi ricordo bene questo. No, cioè, ricordi bene, quindi assolutamente c'è la sospensione, quindi la sospensione non impatta e non incide sul termine dei 45 giorni, perché è come se si congelassero, no? Che cosa? Per le integrazioni documentali, certo. Così come disciplinato appunto dall'articolo 2 della 241 del 90. Addirittura mi ricordo che qualche quesito ci è pervenuto rispetto alla richiesta del numero di integrazioni che possono essere richieste. È evidente che nell'ambito di un principio di leale collaborazione tra cittadino e amministrazione, se l'amministrazione ha bisogno di chiedere più integrazioni può farlo, però in un'unica occasione può sospendere il termine, un'unica volta può prevedere la sospensione, quindi in un'unica volta la richiesta di integrazioni garantiscono la sospensione del termine dei 45 giorni. Quindi questo per quanto riguarda la prima domanda. Per quanto riguarda la seconda, ora stavo cercando di recuperare l'articolo 7 del DPR 160, anche qui vado a memoria perché tanto non lo recupero. L'articolo 7 si compone almeno di, per quanto riguarda il procedimento, di 3 commi, i primi 2 e poi il terzo. Nel terzo parte proprio dicendo qualora sia che ce l'ha. Grazie.
riuscisse tutto così semplicemente. Grazie, grazie. Ecco qua. Allora, esattamente. Il primo comma, parto dal terzo che mi viene più facile. Il terzo comma dice: quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti, assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti. I primi due commi invece dicono il seguente: fuori dei casi disciplinati dal capo 3, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2,1 sono presentate al SUAP che entro 30 giorni dal ricevimento, salvi termini più brevi presentati dalla disciplina regionale, può chiedere all'interessato la documentazione integrativa. Decorso tale termine, l'istanza si intende correttamente presentato. Verificata il comma 2, la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi termini più brevi previsti dalla normativa regionale. Come vedete, né nel primo comma né nel secondo comma si fa riferimento alla conferenza di servizi. Si fa riferimento alla conferenza di servizi esclusivamente nel terzo comma. Quindi che significa? Significa che l'applicazione dei primi due commi rispetto al terzo dipende dal caso in cui ci troviamo, ovvero laddove è necessario acquisire più atti di assenso scatta immediatamente il terzo comma. E quindi ci sono i 5 giorni, se invece non è necessario acquisire più atti di assenso, allora si segue il procedimento previsto dai primi due commi. È chiaro? Perché non tanto? L'ho sentita. E che vuol, però scusi, questo può capitare anche nel caso di conferenza di servizi. Lei quando adotta, ma questo è un problema generale allora rispetto alla disciplina della conferenza. E perché? Venga, venga qua. Il dubbio forte è proprio questo, cioè siccome l'articolo 7,1 non disciplina il fatto che si debba o meno chiedere più procedimenti o più pareri o si debbano attivare più richieste da enti esterni oppure non ci siano richieste, quindi sembra una norma generale che dice in sostanza quando è che una istanza al SUAP è presentata correttamente? Okay. E mi legge solamente il comma 1 e non legge gli altri. Lei deve leggerla tutta la disciplina e quindi il termine della domanda era proprio questa, cioè come ci poniamo in questo riferimento. Allora, ci poniamo la risposta che ci siamo dati all'interno del tavolo tecnico era di considerare nel caso specifico del SUAP che prima si fa la verifica di completezza, dopodiché scattano i termini del procedimento. Questa era la risposta che ci siamo dati. È però una risposta sbagliata nel momento stesso in cui è necessario acquisire più atti di assenso, perché il comma 3 dice quando, qualora è necessario acquisire più atti di assenso, si applica la disciplina della conferenza e nell'ambito della disciplina della conferenza lei può chiedere le integrazioni documentali e nell'ambito della richiesta delle integrazioni documentali è prevista la sospensione del termine necessario per acquisire le integrazioni documentali. Quindi come si deve interpretare? Si deve interpretare in questo modo, che laddove ci sia la necessità di acquisire più atti d'assenso scatta immediatamente il comma 3, che è una fattispecie specifica. Se non è necessario acquisire più atti d'assenso, così come dice la norma, invece si applicano i primi due commi. E quindi, diciamo, con quella sequenza procedimentale, lei deve capire che il legislatore che cosa ha fatto? Ha voluto cercare di applicare il più possibile l'istituto della conferenza di servizi. Nell'idea e nella consapevolezza che con la formula della semplificata, della conferenza di servizi semplificata, si potesse effettivamente abbreviare i tempi e rendere più efficace ed effettiva l'azione amministrativa. Quindi è in questa prospettiva che i primi due commi sono residuali, mi passi il termine, e lei deve considerare quindi che tipo? Il punto centrale della questione è che il ruolo che fa il SUAP nella fase di presentazione delle istanze e di verifica, i cosiddetti primi 30 giorni, sono quelli della verifica della completezza formale, okay? Non sostanziale. Okay? Quindi sono termini previsti dalla legge per verificare che effettivamente l'istanza contenga gli elementi che deve contenere per considerarsi correttamente presentata, non istruita o completa, eccetera. Okay. Questo è il punto. Ok, quindi ho capito qual è il punto. Allora le faccio un'altra domanda. Questo elemento. Ok, allora ho capito. Bene. E, diciamo così, immaginiamo che quel comma non ci sia.
Scusi, immaginiamo che quel comma non esista. Quindi in quel comma è uno dei rari casi nelle discipline di settore in cui viene detto che lei ha un tempo preciso per fare questa specifica verifica. Allora, se io venissi da lei, immaginiamo che questo comma non esistesse e io vengo da lei dicendo che devo presentare una domanda X. E vengo e dico, guardi, io devo presentare una domanda X, ho queste carte, ma lei, uno sguardo alle carte per capire non nella sostanza ma nella forma, me lo fa o non me lo fa? No. Oggi non si fa più perché l'istanza è telematica e ci arriva già presentata telematicamente. Noi non la vediamo prima, la vediamo solo dopo che è presentata. Allora questo però allora è un altro problema. Però allora non è il problema di che cosa si applica. Allora questa la domanda è diversa. Allora la domanda è possibile applicare, visto che c'è... Allora, per come è scritta la norma, io le dico no. Cioè che vale la disciplina della conferenza di servizi. Nell'ambito della disciplina della conferenza di servizi... È stato chiaro. Faccio un esempio. Istanza presentata telematicamente, ok? Senza gli allegati previsti e indicati sul sito e relazione tecnica, eccetera, eccetera. È correttamente presentata oppure no? Mi scattano i 5 giorni oppure no? Noi sosteniamo di no, perché abbiamo 30 giorni per fare la verifica di completezza. Dopodiché, ok, ci sono i dati, c'è tutto, scattano i 5 giorni immediatamente. Non è che aspettiamo 30 giorni, chiaro? È chiaro al punto tale che, appunto, come vi dicevo prima, sono talmente tanto importanti questi incontri perché noi ci rendiamo conto anche dei problemi applicativi che emergono solamente a voi, no? Che magari, certo, grazie, che appunto per chi scrive la norma non è chiaro, quindi anzi grazie perché abbiamo capito effettivamente qual è il problema. Io attualmente, appunto, dalla lettura delle norme avrei detto appunto quello che l'ho detto prima, quindi posso fare il discrimine tra quello che applico, cioè tra i primi due commi e il terzo, però questo è un problema, come dire, oggettivo che probabilmente dovremmo prendere in considerazione. Non so se Andrea vuole aggiungere qualcosa. No, è ragionevole, penso che tutto sommato il discorso che è stato fatto sia ragionevole, perché la verifica della completezza della documentazione è la presentazione, è questo il punto. Io onestamente non ho la pratica amministrativa, non conosco, però è presentata la domanda se è incompleta? Per voi è presentata, voi rilasciate la ricevuta quando? Nel momento in cui la ricevete e rilasciate la ricevuta, perché questo tra l'altro è previsto da altri decreti, in quel momento partono i termini. Allora, se la ricevuta viene rilasciata una volta controllata la completezza della documentazione, partono da quel momento. Se la ricevuta viene rilasciata al momento a vista, partono da quest'altro. Quindi mi pare che dica rilascia immediatamente il decreto SCIA, scusa, adesso non ce l'ho davanti, controllo un attimo. Sì, dice immediatamente, sai. 160. Poi ci ho detto, in generale è ovvio che è una norma generale, come quella del 4.1 del 90 non può prevedere la telematica, però dell'avvenuta, che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta o è previsto a rispondere, ovvero entro i quali, qui dice immediatamente. Allora il problema si sposta sul fatto se si possa considerare l'immediatamente, non l'immediatamente, ma il presentata solo nel momento in cui è presentata completa dei documenti formalmente necessari, perché poi il discorso dell'integrazione documentale è tutto un altro discorso. Ma questo indubbiamente c'è un margine di ambiguità. Così come è scritta, però la norma ha una interpretazione molto letterale. E fa propendere per la immediata
l'immediato ricevimento e quindi l'immediata decorrenza dei termini, e che quindi per la quale quindi questi termini finirebbero per essere bruciati. Ora, sicuramente la normativa sullo sportello unico è una normativa, diciamo, speciale rispetto a quella generale della 241. Si può forse argomentare che quel termine per la verifica della completezza sia il termine per il ricevimento dell'istanza, però onestamente è una questione che va un attimo studiata. Forse qualcuno dovrebbe dirlo, qualcuno che ha l'autorità per dirlo, non so se debba essere un giudice, insomma, ma noi possiamo dire che in effetti è concepibile questo discorso. Buonasera, una curiosità, volevo capire le ragioni del rinvio all'articolo 47 del CAD sulle comunicazioni telematiche, quindi l'articolo che disciplina la mail con tutte le caratteristiche, e non al 48 che disciplina invece la posta elettronica certificata, che a livello di conoscibilità giuridica degli atti, come sappiamo, equivale a una raccomandata o ricevuta di ritorno. E poi questa mail, facciamo un caso concreto, viene mandata a una mail di un dipendente del settore, una richiesta di indizione di conferenza dei servizi, e non al dirigente o all'email del settore, è valida? Quel dipendente non c'è, è in ferie, eccetera. Mentre la PEC, sappiamo, insomma, che a livello di conoscibilità giuridica e di certezza di conoscibilità è valida una volta che arrivano le due ricevute di accettazione e consegna. Guardi, come le dicevo prima, poi lascio la parola ad Andrea, è stata una scelta proprio, come dire, per garantire che nel meno ci fosse il più, nel senso che è ovvio che tutti gli strumenti più evoluti e che garantiscono maggiore certezza sono diciamo quelli che dovrebbero essere privilegiati, però visto che ci possono essere casi in cui appunto una documentazione risulta troppo pesante per una PEC o ci possono essere dei problemi, aver fatto riferimento espresso all'articolo 47 voleva proprio stare ad indicare di rendere flessibile il più possibile lo scambio di informazioni e lo scambio documentale, quindi per non ribadire il concetto, noi da anni sentiamo dire che la conferenza di servizi è telematica, cosa che non è vero, non è stato così proprio perché non è stato possibile realizzare la piattaforma che rimandava la normativa. Quindi proprio nel cambio di prospettiva, e quindi di dire laddove è possibile e quindi c'è la capacità, la piattaforma, la possibilità di utilizzare la PEC, certo che tutti conosciamo tutti, come dire, i privilegi e i vantaggi dell'utilizzo di una posta elettronica certificata, però il riferimento all'articolo 47 è stato semplicemente per dire faccio riferimento espresso al meno, perché nel meno c'è il più. Ripeto, sono perfettamente d'accordo, è la regola minima quella che è stata posta, è ovvio, cioè la minima condizione è quella, è ovvio che se poi tu puoi avere maggiori certezze, però non tutte le amministrazioni sono adeguatamente attrezzate, eccetera, eccetera, e siccome il CAD prescrive che le comunicazioni tra le amministrazioni possono intercorrere per mail semplice, noi abbiamo accettato questo principio. Quindi sono perfettamente d'accordo con la risposta che ha dato Mariangela. È ovvio che se si fa di più è meglio, senza perdere tempo, tanto di guadagnato, insomma. A proposito dell'articolo 47 che norma le comunicazioni, che è stato richiamato come norma di riferimento per le comunicazioni che devono intercorrere nel momento dello svolgimento per la via telematica della conferenza dei servizi, è stato fatto riferimento all'articolo 47 del CAD perché al momento era quella l'unica norma stabile, perché poi il CAD è stato pesantemente rimaneggiato, ma era una norma che garantiva tutti i livelli di trasmissione opportuni per uno svolgimento ottimale del procedimento. La norma che
consente le comunicazioni via PEC sono quelle che sono quelle di livello zero. Certo è che se dobbiamo rispettare i tempi stringenti, a voglia dire sono 5 giorni, saranno 6, ma non saranno 500 questi giorni, allora tutti noi siamo affogati nei protocolli e nelle PEC, quindi vuol dire che lì è stato dato valenza uguale, giuridicamente equivalente, anche alle comunicazioni via cooperazione applicativa, e cioè le comunicazioni arrivano sul tavolo opportuno di chi è sul tavolo del destinatario di quella convocazione, e questo è il lavoro che dobbiamo svolgere per poter svolgere efficacemente il procedimento per via telematica, altrimenti se è tutto uno scambio di PEC saremo morti fra 3 giorni. Buonasera, io riporto una domanda di una collega che non è potuta venire, spero di essere chiara. Allora, nella conferenza decisoria, quando un progetto acquisisce tutte le autorizzazioni e diciamo positivamente, no? Quindi vengono accolte, vengono concesse tutte le autorizzazioni e le concessioni necessarie. Ci sono alcune tipologie di progetti, tipo gli impianti di rifiuti in alcune materie, quindi, che automaticamente fanno variante allo strumento urbanistico. Ecco, per le tipologie di impianti, di progetti, per cui non è detto nulla nella legge, quindi non c'è la legge specifica nella materia che dice che se un progetto acquisisce tutte le autorizzazioni automaticamente fa variante allo strumento urbanistico, come si procede? C'è una interpretazione per analogia? Per esempio, mi ha detto la mia collega, nel settore delle cartiere non è previsto niente, quindi se una cartiera che ha tutte le concessioni e autorizzazioni passa in conferenza, e lo strumento urbanistico deve essere... Attenzione, allora, dunque, no, lei si è spiegata, però diciamo la domanda è un po'... Allora, siamo sempre nel problema del coordinamento tra la disciplina generale e la disciplina di settore, vi ripeto che in particolar modo rispetto al 152 il codice ambientale abbiamo fatto il minimo necessario, proprio perché volevamo verificare l'impatto della nuova conferenza rispetto alle altre discipline di settore che disciplinano e prevedono la conferenza di servizi. Il caso che lei faceva o faceva diciamo la persona che le ha chiesto è quello delle in materia di rifiuti, mi sembra che l'articolo sia il 158 del codice ambientale, prevede diciamo un procedimento, una disciplina speciale in cui è prevista anche la variante, quindi in quel caso specifico è necessario, come dire, seguire quel procedimento. Se lei vuole sapere se si ha, che tipo di conferenza di servizi si applica, lì c'è proprio un procedimento specifico con tempi specifici che non è stato intaccato dal nostro correttivo in ambito settoriale. È stata appunto una volontà precisa, abbiamo anche pensato a lungo se modificarla, non è stato diciamo adottato ancora, diciamo, questa strada ancora non è stata presa. Poi lì ci sono altri problemi rispetto invece al coordinamento col comma 4 dell'articolo 14 rispetto alla via, perché il 158 fa riferimento ai casi se la procedura prevede la via o meno, ma questo è un ulteriore problema. Quindi che cosa si applica? Si applica la disciplina di settore, la cartiera mi sembra che preveda che l'autorizzazione unica per del 158. Quindi se si segue la disciplina di settore che è rimasta tale. Quindi uno deve fare riferimento alla disciplina del settore di riferimento del progetto? Sì, ma in generale questo. Se c'è una disciplina di settore, la disciplina di settore prevale.
visto che noi appunto tra l'altro non l'abbiamo toccata, quindi anche in quella, visto che in quella disciplina di settore è prevista una conferenza di servizi, perché l'articolo 158 la richiama, ma richiama una disciplina di conferenza di servizi specifica che prevede tempi propri, modalità di partecipazione specifiche, quindi che deroga al modello generale, e visto che quel modello generale non è stato toccato dall'intervento di settore, significa che quella disciplina di settore è rimasta in piedi. Nuova normativa, non sono state toccate le discipline di nessun settore? Quelle no, sono state toccate alcune delle discipline di settore che lei trova negli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 157, AWA, SUAP, 152 con riferimento alla VIA, l'AIA, il riferimento all'AIA Grazie e l'autorizzazione paesaggistica. Buonasera, grazie. Io volevo chiedere di parlare dei rimedi in opposizione, quando è stato detto in conferenza di servizi chiusa negativamente, quindi se si manda un rigetto, preavviso di rigetto, poi se arrivano le controdeduzioni da parte dell'interessato, come verranno riesaminate, se nuovamente in conferenza, con che tempi, termini, se ricomincia, questo. Su questo mi pare che la disciplina però sia abbastanza chiara, anche se, come ho sottolineato stamattina, c'è un'incongruenza tra il produce il rigetto della domanda e costituisce preavviso di rigetto della domanda. In realtà è evidente che è questa seconda cosa, e quindi producendo l'effetto del preavviso di rigetto della domanda, le conseguenze sono le seguenti. Si apre quella procedura con le controdeduzioni degli interessati, queste controdeduzioni vengono nuovamente esaminate in una nuova conferenza di servizi, questa nuova conferenza di servizi si conclude o con la reiezione definitiva questa volta o l'accettazione e quindi la revisione della decisione precedentemente assunta. In pratica questa possibilità è stata data agli interessati. Devo dire che è una scelta sulla quale non tutti coloro che hanno fatto il legislatore delegato erano completamente d'accordo, però alla fine si è deciso di privilegiare la possibilità di ricorrere della parte privata di fronte a un atto che potrebbe recarle pregiudizio. Quindi diciamo che si parla di preavviso di rigetto, ecco. Aggiungo solamente... Purtroppo c'è oggettiva e vera un'incongruenza, perché produce il rigetto della domanda e poi si dice però agli effetti di cui. È evidente che per il principio di cui parlavamo stamane, per cui bisogna interpretare gli atti giuridici nel senso che abbiano un senso, il senso non può che essere quello maggiormente specificato di produrre gli effetti del preavviso di rigetto, perché altrimenti non avrebbe avuto senso specificarlo se si producesse il rigetto tout court della domanda. Spero che sia chiaro. Aggiungo semplicemente ad integrazione di quello che ha detto il consigliere Simi di una cosa che mi è venuta in mente, un altro quesito che sempre aveva ad oggetto il preavviso di rigetto. C'era stato chiesto se il preavviso di rigetto dovesse essere applicato non solo nella conferenza di servizi semplificata, dove è espressamente indicata, in cui c'è questo problema della confusione tra produce il rigetto e il preavviso di rigetto, come diceva appunto il consigliere Simi, ma anche nell'ambito della conferenza di servizi simultanea, dove non è stata espressamente richiamata. Ovviamente la risposta è sì, perché il preavviso di rigetto è un istituto generale previsto nella stessa legge in cui noi troviamo i 14 e seguenti, quindi il preavviso di rigetto si applica sia in caso di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata, sia nel caso conclusione negativa nel caso di conferenza di servizi simultanea. Buonasera, io ho una domanda sulle concessioni, perché visto che nell'articolo 14 si parla non solo di assenze e pareri ma anche di concessioni.
Nel caso specifico delle concessioni, dell'utilizzo del demanio idrico e della risorsa idrica, volevo sapere se si deve arrivare alla conclusione della conferenza servizi con queste concessioni già perfezionate, perché nella disciplina, nella nostra normativa regionale abbiamo due regolamenti che hanno delle tempistiche che non si accordano con, nemmeno con i 90 giorni, perché abbiamo delle pubblicazioni sul bollettino ufficiale che poi hanno 60 giorni di tempo, poi anche altre tempistiche, ad esempio per il pagamento da parte del richiedente del primo canone, delle cauzioni, insomma sono varie problematiche. Sì, dunque, problema noto, allora, partendo da un presupposto generale, che voi immaginate che una norma, quando viene modificata, e viene, a maggior ragione quando viene modificata così radicalmente, non può prendere in considerazione, non prende e non, cioè, rischia di tenere fuori qualcosa. Così come appunto abbiamo visto, ci siamo resi conto anche grazie ai vostri interventi di alcuni aspetti che appunto non vengono presi in considerazione o non sono immediatamente percepiti. Rispetto al quindi questo che significa? Significa che il lavoro del legislatore regionale è particolarmente importante proprio per colmare eventuali antinomie che possono crearsi nel caso, con il caso specifico, che ovviamente una legge generale quando pensa si inquadra in modo generale, non prende in considerazione. Quindi ne parlavamo proprio a pranzo oggi, questo è un caso specifico, questo delle concessioni, perché a rigore di logica non è possibile che le concessioni, come dire, la presentazione della domanda coincida con l'avvio della conferenza di servizi, ma la conferenza deve intervenire successivamente alla definizione del soggetto, quindi esperite tutte le varie fasi concorrenziali eccetera legate al rilascio delle concessioni. Questo voi però non lo trovate scritto, perché voi trovate scritto l'istituto generale della conferenza, che è stato concepito a prescindere dal caso concreto, quindi sta alle amministrazioni o laddove all'intervento legislativo regionale, non so, cioè fare in modo di rendere compatibile il modello generale con il caso specifico. Qui ci vuole un minimo di flessibilità nel rispetto ovviamente della norma e della disciplina generale e di comprensione dell'obiettivo finale, quindi di capire che l'interesse è quello di far avviare la conferenza, ma quando quel procedimento di concessione si è chiuso, perché non avrebbe senso. Un'altra domanda su un caso specifico però opposto in questo caso, nel senso che abbiamo avuto un caso di un richiedente che, siccome lì era una via, eravamo a livello di progetto definitivo, il richiedente ha chiesto di non perfezionare la concessione perché altrimenti lui avrebbe iniziato a pagare ancora prima di aver approvato il progetto definitivo, poi da che si andava all'esecutivo. È possibile che il richiedente chieda di non ottenere una concessione, cioè di chiudere il procedimento senza una concessione? Dice c'è l'obbligo di provvedere. Voi che gli avete risposto? In realtà era, siccome era stata presentata prima del 28 luglio 2016, ce la siamo cavata. C'è il consigliere. C'è il consigliere. No, volevo dire soltanto questo, che bisogna tener conto in questo ragionamento giustissimo che ha fatto Mariangela riguardo all'intervento e agli spazi affidati al legislatore regionale per l'adeguamento delle normative specifiche delle singole realtà. Bisogna tener conto che c'è un principio in fondo alla legge che dice che le regioni possono introdurre ulteriori elementi di semplificazione. Ecco, quindi qualsiasi intervento del legislatore regionale deve essere informato a questo principio. Velocemente volevo sapere in base a quale norma non si applica praticamente l'articolo 208, quello che lei chiamava 158 prima, la conferenza prevista in articolo 208. Cioè, o meglio, si applica conferenza dell'articolo 208 e non si applica praticamente la conferenza prevista dall'articolo 14 e seguenti della 241. Quindi questo nel caso della gestione dei rifiuti in procedura ordinaria e anche nel caso dell'autorizzazione integrata ambientale. Cioè in tutti e due i casi sono previste le conferenze normate a sé.
nella conferenza dell'AIA è stato apportato una modifica, il 29 quater è stato oggetto di modifica da parte del 152. Quindi questo rientra completamente nella riforma Madia, quindi si fanno con gli articoli 14 e seguenti. Mi sembra che la disciplina disponga secondo, sia stato fatto riferimento agli articoli 14 e seguenti. Ora non ho con me il decreto legislativo 127, quindi non ho con me il riferimento specifico, però ci abbiamo qualcuno che lo fa. Quindi l'AIA è stata presa in considerazione, sono certa. In base a quale principio? Il 208 non è stato toccato? E il 208 prevede una disciplina specifica di conferenza di servizi, è una disciplina speciale, non essendo stato toccato significa che vale la disciplina speciale. Però ecco, per quello che riguarda sostanzialmente se non sbaglio, anche la conferenza di servizi nel caso di AIA costituisce, cioè il termine del procedimento sottoposto a disciplina in materia di AIA costituisce variante anche allo strumento urbanistico. Ma gli effetti, c'è la disciplina di settore che ci dice quali sono gli effetti che possono essere prodotti. Quindi il problema è che il 208 fa proprio una sono molto simili da quello che mi sembra, ora non ce l'ho nemmeno io. Il 208 fa proprio costruisce proprio il procedimento. Ma anche sull'AIA, il problema è che anche l'AIA è molto simile al discorso del 208, quindi la domanda sarebbe sostanzialmente quando si costituisce il silenzio assenso, per esempio perché un comune non partecipa, cioè il responsabile del procedimento è tenuto lo stesso a fare variante? La dottoressa Cerilli giustamente mi ricordava, adesso io non avendo poi giustamente, nel riferimento all'AIA la disciplina è costruita facendo riferimento alla 241. Quindi quando si parla di conferenza di servizi, dice conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti. Mentre nel 208 lei non trova il riferimento alla 241 e non trova il riferimento alla 241 perché è costruito un procedimento a sé. E quindi o noi intervenivamo su quell'articolo dicendo che l'abrogavamo e dicevamo che si applicava la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguente, oppure vale il 208. Per il momento vale il 208. Gli effetti praticamente che ha articoli tipo il 208 anche nel caso dell'AIA sono praticamente stati discussi per molto tempo a livello nazionale sulla obbligatorietà da parte dell'amministrazione precedente di fare variante allo strumento urbanistico. La variante è immediata, contestuale all'atto, conferisce valenza di pubblico interesse, tutta una serie di cose. In questo caso sostanzialmente con la riforma entreremo nel caso che anche dove non interviene magari un comune con il proprio parere, formandosi il silenzio assenso, il responsabile del procedimento e quindi l'amministrazione precedente potrebbe fare variante. Se non si applica la disciplina sulla conferenza di servizi, perché appunto a maggior ragione non viene neanche richiamato gli articoli 14, non vengono richiamati gli articoli 14 e seguenti, significa che si applica la disciplina di settore. Cioè, o noi prendiamo, come dire, la disciplina del silenzio, nella disciplina dell'AIA sì, perché si fa riferimento agli articoli 14 e seguenti. E quindi si fa riferimento alla conferenza di servizi e quindi agli istituti connessi alla conferenza e quindi anche al silenzio. Ok. Va bene, forse abbiamo spazio solo per un'altra domanda, altrimenti chiudiamo e ci rivediamo domani. Io vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio in particolare poi tutta la regione che ci ha ospitato. Spero che sia stata una giornata utile per tutti. Ci aggiorniamo domani con un altro nuovo argomento che però è fortemente collegato e che sono i decreti relativi alla SCIA.